Mister Fraschetti, primo giorno di raduno per il Cuneo 2016-2017. La prima domanda riguarda insomma la sua presenza qua dopo la retrocessione dell'anno scorso. La società ha deciso di nuovo di puntare su di lei. Perché lei ha deciso insomma di accettare di ripartire? Perché, come ho appena detto ai ragazzi, in un mese e mezzo di conoscenza ho avuto modo di apprezzare la serietà, la lucidità nei momenti anche di difficoltà, come erano quelli dell'anno scorso, di una società che in questo momento credo possa essere additata come esempio nel panorama calcistico, sentendo ed avendo anche vissuto esperienze passate dove i problemi sono all'ordine del giorno. Ci siamo lasciati in ottimi rapporti con la società, con la proprietà, con coloro che sono le persone con cui più strettamente ho collaborato. Ci siamo risentiti ed è iniziata questa possibilità di lavoro da parte mia con grande entusiasmo e con ancora maggior determinazione per ridare alla società ciò che non sono riuscito ad avere l'anno passato. Con l'incognita però si riparte se sarà Serie D o se sarà Lega Pro. Guardi, è Serie D perché noi stiamo attrezzando la squadra con tanti ragazzi e con la prospettiva di fare, ci auguriamo, un campionato importante in Serie D. Altri pensieri in questo momento per la testa non ne abbiamo, non ne dobbiamo avere, lavoriamo giorno per giorno. Se poi chissà quando verrà fuori qualcosa, ben venga, ma sicuramente il nostro unico obiettivo da stamani è quello di lavorare nella maniera migliore possibile per costruire qualcosa di importante in Serie D. Ecco, però la rosa insomma, è ancora incompleta ovviamente, tanti giovani, qualche nuovo innesto, qualche conferma, insomma come si lavora con un gruppo così, con un cantiere aperto? Ma si lavora come credo facciano gran parte delle società in questo momento. Siamo partiti un pochino in ritardo rispetto agli altri. I giocatori che sono arrivati, secondo me, per il campionato che andremo a fare sono tutte delle prime scelte. Molti di loro li ho avuti con me negli anni passati, alcuni sono rimasti dell'anno passato. Manca ancora qualcosa, forse qualche under e un paio di vecchi, però sicuramente da qui a breve la società, così come alacremente ha lavorato in questi ultimi 10 giorni, da quando ci siamo messi a lavorare per costruire la squadra, farà da qui in avanti. Quindi fiducia in quello che è l'operato della società e serenità per quelle che saranno poi le componenti necessarie, ripeto, per fare un campionato importante in Serie D.